MEMOLA, acronimo di Mediterranean Mountainous Landscapes, è un progetto finanziato con fondi europei, centrato nello studio dei paesaggi storici del Mediterraneo. Partecipa al progetto un'ampia equipe internazionale, con studiosi formati in discipline diverse, tra cui scienze naturali, etnografia, storia ed archeologia. Il progetto prevede 4 aree di studio: la Sierra Nevada in Spagna, la Viosa Valley in Albania, i Monti di Trapani e i Colli Euganei in Italia. In un momento storico di forte crisi economica come quello attuale, in cui i paesaggi storici rischiano di scomparire, la comprensione di come il territorio si è formato e trasformato nel tempo è fondamentale per intensificare la consapevolezza per il valore dell'ambiente e dei beni culturali. La responsabilità che i cittadini sentono verso di essi può essere uno strumento per proiettare strategie di sviluppo futuro, imparando dai successi e sbagli delle popolazioni del passato. Da alcuni anni abbiamo iniziato a studiare il paesaggio come sistema, un sistema complesso all'interno del quale una serie di elementi definiscono le infrastrutture, le strade, l'idrografia e che servono poi per raggiungere gli spazi della produzione. Tutto ciò l'abbiamo definito come archeologia sistemica o archeologia della complessità. Complessità perché tutto è fortemente complesso e articolato. Due sono gli elementi primari che costituiscono i paesaggi. Da una parte c'è l'acqua dei torrenti che scendevano dai versanti, i fiumi e i canali di irrigazione. Gli uni e gli altri fornivano energia agli impianti produttivi, come i mulini, acqua per irrigare le colture e i pascoli per l'allevamento del bestiame. Dall'altra c'è il suolo dove venivano coltivati numerosi prodotti agricoli. Imprescindibile era anche lo sfruttamento dell'incolto, boschi e paludi, integrati nei sistemi economici della società preindustriale. I boschi servivano non solo per fornire legno alle costruzioni o come combustibile, ma anche per prodotti quali miele e frutti, resina e pece. Vi si poteva cacciare la selvaggina o pascolare gli animali. Lavoro sull'evoluzione del paesaggio boschivo. Per questo studio le carte antiche per localizzare i siti in cui si trovavano i boschi nel passato. Le prospezioni nelle foreste moderne, inoltre, mi permettono di identificare i siti archeologici come le tracce di produzione del carbone. Analizzo poi i carboni provenienti da siti archeologici che mi permettono di ricostruire la composizione delle antiche foreste. Il territorio studiato dall'Università di Padova sono i Colli Euganei. I Colli Euganei sorgevano nell'Alto Medioevo all'interno di un'area di bassure, erano circondati da paludi, e più esternamente una serie di fiumi che hanno cambiato più volte il loro percorso. Per studiarli abbiamo scelto 3 aree campioni. La prima è quella del castello di Baone, il monte Cecilia, che è un'appendice meridionale dei colli in rapporto a poi la piana circostante, già palude, che era solcata in antico dal fiume Adige. Il secondo territorio si colloca invece a nord, sui versanti in prossimità del monastero di Praglia, e l'abbiamo scelto perché sta a indicare una fase di conquista basso-medievale, probabilmente in relazione con il monastero fondato attorno al 1100. Il terzo settore è centrale tra questi due, la parte dei colli di un versante coltivato, ricco, che serve per soprattutto l'agricoltura e per colture specializzate quali sono state di volta in volta l'olivo e la vite. Per studiare il paesaggio possono essere utilizzati numerosi strumenti, alcuni tradizionali, altri più innovativi.
Attraverso le fonti scritte e la cartografia storica, soprattutto i catasti di metà Ottocento, si possono ricostruire le caratteristiche delle varie proprietà. Nei sommarioni vengono indicati il numero del particellare, l'iniziale del proprietario del terreno, l'uso del suolo, ad esempio un prato, un argine, uno stagno o un arativo, e veniva poi segnata anche la rendita censuaria corrispettiva. Lo studio di questi documenti consente quindi di capire la portata delle singole proprietà ed avere un'analisi quantitativa del complesso. I toponimi che si trovano nella cartografia storica permettono anche di identificare caratteristiche geografiche attraverso gli idrotoponimi e morfotoponimi, della flora e fauna attraverso i filotoponimi e gli zootoponimi e la presenza di edifici di culto o della vita religiosa di un territorio attraverso gli agiotoponimi, e quindi ci forniscono dati utili per la ricostruzione del paesaggio storico e della sua evoluzione. Con remote sensing si intendono principalmente le riprese LiDAR e radar. Il LiDAR, acronimo dall'inglese Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging, in particolare è una tecnica di telerilevamento che scansiona il terreno e permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser e di ricostruirne così la superficie in digitale, identificando elementi in rilievo. È stato possibile, da una parte, identificare le tracce dei vecchi paleoalvei del fiume Adige, capendone poi la rilevanza degli spostamenti in rapporto all'insediamento. Dall'altra, ha permesso, anche in aree di fitta vegetazione, di scoprire antichi terrazzamenti abbandonati e attività produttive che ad occhio nudo o alla presenza di semplici foto aeree non erano ben distinguibili. Infine, il LiDAR consente di individuare le tracce principali di percorsi ed edifici come castelli, oggi difficilmente raggiungibili. Gli scavi archeologici e i carottaggi aiutano ad approfondire le sequenze storiche di alcuni siti e a conoscere meglio i suoli agricoli e boschivi. Il tutto serve a ricostruire un sistema relazionale all'interno del quale si collocano e si sviluppano gli insediamenti dell'uomo. Una delle volontà più sentite all'interno del progetto è quella di aprire l'attività di ricerca alle comunità locali per creare una storia condivisa. Il nostro obiettivo, infatti, è fare in modo che i risultati possano essere utilizzati non solo per fornire nuove informazioni sulla storia millenaria dei Colli, ma anche e soprattutto per stimolare strategie di sviluppo sostenibile affinché se ne possano garantire tutte le potenzialità, senza danneggiare le caratteristiche naturali, assicurandone la sopravvivenza. Per rendere accessibile a tutti i risultati, è stata sviluppata con il supporto della startup Swipe Story un'applicazione mobile che tramite due itinerari permette di viaggiare virtualmente sui colli per conoscere la storia dei suoi paesaggi e anche di particolari personaggi e avvenimenti del periodo medievale, poco conosciuti alla popolazione locale. Con il supporto poi dei videonarratori e degli storyteller di Swipe Story, ci si è impegnati nella realizzazione di una storia coinvolgente e comprensibile che rende protagonisti luoghi come Monselice, Arqua Petrarca, Este, l'Abbazia di Praglia e numerose chiese e castelli che fanno parte della ricca e complessa storia dei Colli Euganei. È nostra convinzione altresì che sia importante sviluppare iniziative educative che coinvolgano alunni delle scuole primarie e secondarie, finalizzate a stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio territorio, essere più consapevoli del suo valore ed aumentare la responsabilità che i cittadini di domani dovranno sentire verso di esso, poiché la qualità della vita di tutti è influenzata dall'ambiente in cui viviamo.
Abbiamo quindi coinvolto i ragazzi delle classi seconda A e B dell'Istituto Euganeo di Este in una serie di lezioni sui principali metodi e strumenti utilizzati nella ricerca sui colli, come la cartografia storica, il remote sensing o la lettura stratigrafica degli elevati. Alcune di queste attività si sono svolte in aula, altre nel Museo Etnografico di Stanghella, dove è conservata la carta del ritratto del Gorzon. Altre ancora presso il mulino di Ponte Manco e infine vicino al canale Battaglia nel Museo della Navigazione Fluviale. Nella web di Memola sono descritte le linee principali del progetto, i risultati e le numerose attività pubblicate in tempo reale. I social media, invece, come Facebook e Twitter, ci hanno permesso di essere in contatto continuo con la popolazione dei colli e di collaborare con i partner del progetto che lavorano su altre aree del Mediterraneo, come la Sierra Nevada in Spagna, i Monti di Trapani in Sicilia e la Viosa Valle in Albania, per condividere idee ed esperienze. In conclusione, il paesaggio è un elemento multiforme e composito, formato da numerosi elementi che possono essere analizzati grazie a una molteplicità di metodologie. Tuttavia, solo la collaborazione delle comunità locali durante la fase di progettazione e sviluppo delle ricerche garantisce un impatto reale del progetto nella società attuale e il conseguimento di piani sostenibili di valorizzazione e conservazione dei nostri paesaggi storici.